Cos'è il giornalismo? Quante sono le sfaccettature? Cosa fare per intraprendere questo mestiere? Una passione, dicono in molti, altrimenti non si hanno frutti. E come è cambiata la figura del giornalismo? A queste e ad altre domande hanno risposto il direttore Carmine Perantuono e il collega di Rete 8 Massimo Profeta. Cronaca e sport, già questi due linguaggi diversi, come per la televisione, la radio, la carta stampata. Il seminario è stato organizzato all'Università D'Annunzio Chieti Pescara, nell'ambito del laboratorio di scrittura nel Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze. Il giornalismo e la lingua italiana, traiettorie comunicative e linguistiche, ma poi si è andati oltre con colloqui formali con gli interlocutori, come è iniziato, perché era il tuo sogno, eccetera. Il direttore di Rete 8 Perantuono e Massimo Profeta hanno risposto anche con Amarcord simpatici, una sinergia tra Rete 8 e l'Università D'Annunzio, l'organizzatore dell'evento Pierluigi Ortolano. Sì, l'evento che appunto prende il nome di come dire, laboratorio di scrittura, ma che riguarda principalmente oggi una giornata sul giornalismo, si basa proprio su uno sbocco professionale che il corso di studi in lettere propone ai nostri studenti, nel senso che gli studenti di lettere possono in qualche modo nel loro percorso poi scegliere, decidere nel corso dei 3 anni di poi intraprendere o la carriera scolastica e quindi diventare insegnanti, ma anche giornalisti. E quindi questo incontro, che è stato organizzato insieme con appunto il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, riguarda attraverso l'invito che noi abbiamo anche dato al direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, al dottor Massimo Profeta, una partecipazione con i nostri studenti affinché loro capiscano l'importanza di essere giornalista, ma soprattutto il modo in cui si diventa giornalisti. Il direttore del DILAS, Carmine Catenacci, soddisfatto di questo incontro per fornire agli studenti gli strumenti di una informazione corretta. Come diceva Virgilio, fama crescit eundo, cioè passando di bocca in bocca attraverso i social, oggi questa fama può crescere o diminuire, può crescere in maniera positiva, in maniera negativa, in maniera corretta e in maniera scorretta. Quindi l'incontro di oggi è molto importante per dare ai nostri ragazzi delle indicazioni precise su come comunicare nel mondo dell'editoria e del giornalismo. Un'opportunità per gli studenti, questi percorsi formativi, dice il direttore generale dell'Università D'Annunzio, Giovanni Cuculla. È importante anche il tema, la comunicazione, le tecniche del linguaggio, sono praticamente fondamentali per chi pensa un domani di poter iniziare questo percorso così bello. Il magnifico rettore Liborio Stupia afferma che l'università non vuole essere solo nozionismo, anzi. Imparino delle professionalità da noi e in questo caso questo corso che serve anche a formare dei giornalisti ha poi una ricaduta pratica, quindi la nostra intenzione è far sì che i ragazzi scoprano che alla D'Annunzio hanno la possibilità di fare un tipo di formazione che permetta loro poi un'immissione nel mondo del lavoro con capacità professionali, ma soprattutto con alle spalle una solida cultura.